L'Azimut Modena Volley in semifinale, 7-8 giorni fa il clima diciamo era decisamente diverso. Quanto vale questa vittoria, quanto vale questa prova in semifinale? Per Lorenzo Tubertini, per l'Azimut Modena Volley, per Modena tutta. Vale una semifinale scudetto, e per Lorenzo Tubertini è la prima semifinale scudetto e quindi sono felice, sono felicissimo. Abbiamo perso gara 1, eravamo delusi, però ci abbiamo creduto e siamo andati a Verona a vincere con lo spirito giusto e oggi siamo scesi in campo anche con un po' di fortuna perché insomma Djuric è sceso subito dal campo, però abbiamo avuto lo spirito giusto e penso che saremmo comunque stati lì in campo a lottare per riuscire a portare a casa questa partita. C'è stato un set dove ci siamo un attimino inceppati un po' col cambio palla, ci sono delle situazioni di gioco dove dobbiamo continuare a crescere, però era importante per questo gruppo perché ci crede, ci ha sempre creduto e sta dimostrando che vuole stare ancora dentro questo campionato. Cosa sta cambiando, cosa hai cambiato e cosa può dire l'Azimut Modena Volley tra le quattro, no, che si giocheranno lo scudetto? Può dire la sua, può dire la sua perché ci sono giocatori, sono giocatori che sono esperti, qualcuno ha già vinto parecchio, quindi affrontiamo la prima della classe, e lo sappiamo. Siamo già andati a fare una buona partita e senza portare a casa il risultato, i playoff sappiamo che sono diversi, è una serie lunga, è una serie che ci può far crescere tecnicamente nelle gare e vogliamo starci dentro convinti e determinati per riuscire ad andare avanti in questo percorso. Due palleggiatori, oggi è partito Dragan Travizza, poi è entrato Santi Orduna. La gestione, no, di questi due ragazzi può essere una grande risorsa per Modena. Non è semplice per te, per i due ragazzi e per la squadra, ma appunto può essere un'opportunità e una risorsa per Modena. Lo ripetiamo per l'ennesima volta, è una risorsa. Ci sono squadre allestite con 12 giocatori competitivi, sai che giocano e sai che stanno in panchina. Ho due bravi palleggiatori e partita dopo partita valuterò come utilizzare al meglio, ma al meglio per questa squadra per raggiungere i nostri obiettivi. Senti, tu vuoi il fatto che le